Il mio inverno a Zerolandia è il nome del libro di Paola Predicatori, presentato questa mattina a numerosi studenti nel corso di un incontro promosso dall'assessorato alla pubblica istruzione della provincia di Brindisi. Il libro racconta la difficile vita di un'adolescente, Alessandra, 17 anni, rimasta sola con la nonna dopo la morte della madre. La storia dunque di una perdita, ma anche di un amore incerto tra due adolescenti che iniziano il percorso che li porterà poi all'età adulta. Scrivere un libro così poi ha bisogno proprio del confronto con i ragazzi, perché uno scrive, ma le reazioni sono molteplici. Poi scrivere a 45 anni, comunque diciamo così, una storia che parla di adolescenti non è mai semplice perché bisogna lavorare sul recupero della memoria, ma poi è sempre un'incognita quello che i ragazzi alla fine recepiscono, per cui un incontro così è sicuramente la cosa migliore perché ti rendi conto dalle domande che fanno, insomma, quello che hanno recepito o quello che è il nocciolo proprio anche di quello che lo collega poi alle loro vite, perché un romanzo fa quello, no? Ti collega a quello che sei, ti muove verso le tue cose. La storia dunque di una perdita, di un amore incerto tra due adolescenti che poi li porterà all'età adulta. Quello che facciamo nell'adolescenza poi non si perde, nel senso ci sono molti scrittori che dicono che proprio scrivendo magari delle cose nell'adolescenza hanno ritrovato un po' il momento in cui è nata la sua visione del mondo, per cui quello è un amore che nasce, non si sa che futuro avrà, però sicuramente è importante perché in quel momento uno si chiede proprio qual è il mio rapporto con l'amore, qual è il mio rapporto con gli altri, per cui sicuramente in questo senso è un romanzo importante. Un libro che racconta di adolescenza, di ragazzi, e per questo che si sceglie di presentarlo qui a tanti di loro. Un libro imperdibile, come ho già avuto modo di dire, perché è un libro che affronta il tema della morte e supera la morte prendendosi cura di un'altra persona, dimostrando che la cura dell'altro è una trama di straordinaria ricchezza antropologica. È bellissimo perché utile, oltre che bello, perché parla anche delle dinamiche relazionali in quel microcosmo che è una classe, per cui molti ragazzi si potranno riconoscere e meditare su questo, sui rapporti umani e anche sui talenti.